Trento, sala della cooperazione trentina. In occasione della festività del 1° maggio, cerimonia di conferimento delle stelle al merito del lavoro. 10 gli altoatesini che sono stati insigniti del riconoscimento deciso dal Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del Lavoro. A rappresentare la provincia di Bolzano il Presidente del Consiglio provinciale, Roberto Bizzo. La stella al merito del lavoro è una delle più alte onorificenze concesse direttamente dal Presidente della Repubblica. È un modo per dire grazie e per onorare coloro che nella propria vita professionale e lavorativa hanno dimostrato impegno, costanza, fedeltà ad un'azienda. Ed è un modo per ricordarci che il lavoro non è solamente remunerazione, il lavoro è dignità, il lavoro è la prospettiva, la speranza, la certezza di potersi costruire un futuro, soprattutto nella nostra terra, una terra di autonomia. Questa responsabilità è demandata non solamente alle parole, alle enunciazioni, ma alla responsabilità, al lavoro quotidiano di chi con impegno garantirà di mettere in sicurezza il futuro delle nuove generazioni. Tanta l'emozione tra coloro che hanno anche ottenuto il titolo di maestro del lavoro in tutto poco meno di 20 tra altoatesini e trentini. Per me è un grande onore poter ricevere questa onorificenza. Ringrazio la famiglia Fuchs von Manstein per la fiducia dimostratami in tutti questi anni. Io lavoro per la Prinot della ditta Leitner e lì sono già da 35 anni. E mi piace dal primo momento perché lì si lavora con la tecnica e sono sempre delle cose nuove che vanno lì anche progettate e vedo con tutte le persone nuove, giovani, con quelli che lavorano con me, quando imparano e crescono e tutta la famiglia Leitner, dico, dell'azienda cresce ogni anno. Il segreto per lavorare così a lungo in un'azienda è quello di avere tanta passione per il proprio lavoro. Bisogna avere anche la fortuna di incontrare dei colleghi che aiutano ad andare avanti nel proprio lavoro. E ad accompagnare coloro che sono stati insigniti della stella al merito del lavoro, anche i sindaci dei luoghi d'origine e spesso i datori di lavoro. Tutti concordi nel sottolineare il valore del capitale umano all'interno delle singole attività. Sono persone che hanno messo passione nella loro vita, passione genera forza, genera forza di volontà, disciplina e sono naturalmente pezzi forti di un'azienda, sono d'oro. A fare gli onori di casa il console regionale del Trentino Alto Adige dei maestri del lavoro, Renzo Rocco. A parte il riconoscimento dei maestri del lavoro, tutta gente che ha lavorato almeno 25 anni e che ha dato la loro attività all'azienda, è necessario che siano moralmente a posto e che abbiano spirito di sacrificio, altrimenti non sarebbero arrivati a diventare maestri del lavoro. Il commissario del governo della provincia di Trento, Pasquale Gioffrè, ha ribadito che è un dovere della società riconoscere il valore di quei collaboratori che hanno contribuito in modo concreto alla crescita dell'attività nella quale hanno prestato il loro lavoro. È importante perché il lavoro è al centro dell'agenda politica nazionale, ma questo è un momento soprattutto di festeggiamento ma anche di riflessione, perché al di là di quello che prevede la nostra Carta Costituzionale, in questo particolare momento c'è bisogno di uno sforzo, una sinergia, una forte collaborazione da parte di tutte le istituzioni perché non soltanto il lavoro ma anche la mancanza del lavoro è la nostra principale preoccupazione.